Inaugurata lo scorso 8 dicembre, con più di 50 edizioni alle spalle, quella che ogni anno si tiene presso la Chiesa Vecchia di Ponte San Pietro è sicuramente una delle mostre presepiali più attese e visitate di tutta la provincia di Bergamo, ma non solo, visto che ogni anno attira migliaia di appassionati e curiosi anche da fuori provincia, tanto che il sindaco della cittadina, Matteo Maccoli, ha affermato che in questo mese Ponte San Pietro diventerà la città dei presepi per eccellenza. Il titolo scelto per questa attesa edizione è stato Arte, Fede e Tradizione ed è stato dedicato al presepe maltese, la piccola isola stato a sud dell'Italia, per la quale sempre il sindaco ha definito la grande amicizia tra i due popoli del Mediterraneo. Nel presentare la mostra e spiegando la scelta di dedicare la mostra agli artisti provenienti da Malta, Claudio Mattei, presidente dell'associazione, ha dichiarato: «Da anni avevo sentito parlare dell'Associazione Presepisti di Malta, ma è stato solo nel 2016, visitando questo paese, che mi sono reso conto di quanta passione questo popolo aveva nei confronti del presepe». Presidente dell'Associazione di Ponte San Pietro, nel 2016 fu invitato nell'isola per tenere un corso di presepismo e da lì nacque una grande amicizia con molti presepisti del posto. Infatti, successivamente gli fu data la possibilità di esporre per due volte le sue opere. E per questo, continua il presidente, è sembrato doveroso ricambiare l'invito allestendo questa mostra a loro dedicata. Questa esposizione quindi non è solamente una mostra, ma un'opportunità per far conoscere e valorizzare la cultura dei maltesi, tant'è che la richiesta per poter esporre le proprie opere è stata così elevata da dover selezionarne una quarantina tra tutte quelle presentate. In esposizione quindi si potranno ammirare opere che sono espressione della tradizione popolare maltese, come quelli realizzati in pietre e arbusti naturali o quelle fatte in cartapesta. Anche le statuette sono in molti casi realizzate da umili e modesti artigiani che realizzano pastori a buon prezzo, e proprio questo in passato ha permesso la diffusione del presepe in tutta l'isola, soprattutto tra chi non aveva le possibilità economiche per poterne acquistare di costose. Gli organizzatori di questa bellissima mostra non si sono voluti fermare poi all'allestimento delle opere, ma all'interno della chiesa hanno realizzato una scenografia davvero suggestiva. L'esposizione infatti si inserisce all'interno di una piazza con case tipiche ed una chiesetta realizzate a grandezza naturale, dove attraverso le porte e le finestre è possibile ammirare alcuni presepi presenti al loro interno. Per concludere, il presidente ha dichiarato: «Mi piace pensare che questa esposizione possa essere solo una tappa di un lungo percorso che potrà regalarci altre occasioni per collaborare e rinsaldare la nostra amicizia».
Oltre alla mostra dedicata ai presepi maltesi all'interno della Chiesa Vecchia, per la precisione nella cripta sotto l'altare, è possibile ammirare un'esposizione permanente di meravigliose opere presepiali realizzate da artisti napoletani e locali che rappresentano tra l'altro anche la vecchia chiesa e il centro storico di Ponte San Pietro. La mostra rimarrà aperta fino al 15 gennaio e c'è quindi ancora tempo per chi lo volesse di fare una gita fuori porta per ammirare queste inedite e meravigliose opere d'arte.